Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi il sensore Freestyle Libre 2 che ho ricevuto gratuitamente facendo la richiesta sul sito ufficiale. Infatti è possibile ricevere questo campione gratuito compilando solo un semplice test. Io ho deciso di testarlo poiché appunto ho dei problemi con la glicemia, anche se non sono una persona diabetica. All'interno della confezione c'è appunto il sensore con il suo applicatore e il foglietto illustrativo che mostra dove va applicato. Viene spiegato tutto in modo accurato, soprattutto qual è la zona dove bisogna applicarlo. Oltre al sensore ho ordinato anche questi cerottini su Amazon, che servono a proteggerlo ulteriormente e a poterlo utilizzare più tranquillamente anche in acqua. La prima cosa da fare è comunque andare a disinfettare per bene la zona dove andrà applicato il sensore. Quindi con un po' d'ovatta imbevuto di alcol vado a strofinare la pelle e poi la lascio asciugare per bene. In questo modo si favorirà la migliore adesione del sensore. Adesso vado appunto ad aprire la confezione che contiene il sensore che va applicato sulla pelle. E una volta aperto lo appoggio semplicemente sul tavolo, non bisogna toccare l'interno con le mani. Poi vado ad aprire l'applicatore e lo vado ad inserire all'interno del contenitore del sensore, facendo combaciare perfettamente i due segni che vedete sulla confezione. Una volta inserito, vado poi ad appoggiarlo sul tavolo per fare una maggiore pressione e premo con forza. In questo modo il sensore si sarà agganciato perfettamente all'applicatore. E ora si può osservare attentamente anche l'ago che andrà poi nella pelle. Adesso, una volta che la pelle è anche del tutto asciutta, vado a posizionare l'applicatore sulla zona dove deve essere inserito il sensore. Qua ero terrorizzata all'idea del lago. Una volta trovata una posizione comoda, vado a premere con forza. Ha fatto meno male di quello che immaginavo, anzi, non si è sentito quasi per nulla. Rimuovo delicatamente l'applicatore e controllo che il cerotto e il sensore siano aderiti perfettamente alla pelle. Questo è in effetti il risultato. Adesso vado a prendere i cerottini, appunto, che vi ho detto prima, e lo vado ad applicare sul sensore. Ho acquistato questi cerottini poiché andrò in piscina a nuoto e quindi voglio cercare di stare il più tranquilla possibile con il sensore in acqua. Per applicare il cerotto vado a rimuovere innanzitutto la prima parte centrale di pellicola bianca. E poi, tenendo di riferimento il cerchietto centrale, lo vado ad applicare sul sensore facendolo combaciare. Dopodiché premo per bene per far aderire per bene la pellicola alla pelle e vado a rimuovere le altre parti di plastica bianca. Infine vado a rimuovere anche la plastica superiore. E questo è il risultato finale. Una volta applicato, vado ad aprire l'applicazione sul cellulare per poter scansionare il sensore e attivarlo definitivamente. Procedo quindi alla prima lettura, avvicinando il cellulare al sensore. Una volta scansionato, al primo utilizzo bisognerà attendere un'ora prima che il sensore sia disponibile. Comunque io l'ho già utilizzato nel corso di tutta la giornata, ci sono andata anche in piscina come potete vedere da questo video e ora vi faccio vedere la misurazione serale. Apro l'applicazione, premo scansiona e avvicino il cellulare al sensore anche al di sopra della maglia, lo leggerà ugualmente. Vediamo ora in questi 14 giorni gratuiti come si comporterà. Grazie per aver guardato il video, se vi va iscrivetevi al canale.